Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio, buon martedì. Dopo lo sfogo di ieri, raga, sono un po' più calmo, sono più tranquillo e penso già alla partita di giovedì che ci sarà contro la Juventus. Ovviamente ormai il derby è acqua passata, quello che è successo, purtroppo non riusciamo a vincere un derby da 3 anni, dalla Coppa Italia, però raga, purtroppo così dobbiamo accettarlo. L'Inter è più forte di noi e non dico che ha meritato di vincere, però ci ha creduto di più ed è più squadra. Quindi noi dobbiamo andare avanti e pensare alla partita di giovedì. Oggi però, raga, non vi voglio parlare cioè, voglio parlarvi sempre di notizie di Milan. Però non di giocatori veri e propri che giocano adesso nel Milan. Voglio parlarvi di una notizia in generale successa, cioè in questi giorni che è uscita, che potrebbe riguardare anche il Milan. Si parla che Leo Messi abbia rotto col Barcellona. Allora, Messi, ormai all'età di 33 anni, vuole chiudere la carriera al Barcellona. Però negli scorsi giorni, e in questa stagione soprattutto, ha avuto delle indiscrezioni sia con la società, con Abidal, che è il direttore sportivo del Barcellona, o sì, il direttore sportivo del Barcellona. Abidal poi ha rotto con l'allenatore Valverde, che poi è stato successivamente esonerato, e vuole cambiare comunque aria. No, vuole cambiare comunque aria perché, essendo criticato la società, e comunque è spuntata anche una clausola che lo libererebbe il Barcellona a zero. Vuole cambiare aria anche per chiudere la carriera in una squadra nuova e cercarsi nuovi obiettivi, come Ronaldo ha cambiato squadra al Real. Anche lui vuole raggiungere altri obiettivi e giocare in altre parti del mondo. Ovviamente, subito le squadre con cui si è parlato di più sono le squadre più ricche al mondo, che sono il Manchester City. Manchester City che ha gli sceicchi, appunto. Però Guardiola ha subito smentito dicendo che Messi spera che chiuderà la carriera al Barcellona e il City non se lo può permettere in questo momento, essendo anche che ha giocatori forti come Mahrez, Bernardo Silva. Ovviamente sempre Messi farebbe comodo, però in quel ruolo lì già messo a posto, ha un attacco stellare il City, cioè l'unica cosa che al City non si può dire è l'attacco. Poi è spuntato il PSG, raga, il PSG che ha già Neymar, Icardi, Mbappé. Si parlava di una vendita di Mbappé alla Juve un po' di tempo fa. Ecco, ci sono un po' di intrecci di mercato, raga. Se Mbappé andrà alla Juve, Messi potrà andare al PSG, perché ovviamente il PSG ricaverà 150 milioni dalla Juve o dal Real, perché erano le squadre più interessate, e ovviamente il PSG andrà a prendere Messi. Però, raga, si parla di Messi anche in Italia. Ieri Aredo Braida in un'intervista ha rilasciato delle dichiarazioni che lo vedrebbe bene al Milan, ma le due squadre che lo possono permettere adesso sono Juve e Inter. Ovviamente il Milan monitora la situazione, raga, può succedere di tutto. Ve lo ripeto, perché con Arnaud, che sembra comunque vicino, e il Milan non ha smentito di Arnaud, e neanche Arnaud ha smentito, l'abbiamo saputo negli scorsi giorni, se il Milan verrà acquistato da Arnaud, che è uno degli uomini più ricchi al mondo, mi sembra tra i primi 5, proprietario di Louis Vuitton, quindi raga, per farvi capire la dimensione, aveva già detto che Arnaud voleva portare Messi con Allegri in panchina. Allora, Messi sappiamo già che costa tanto. Però appunto con Arnaud non si può dire niente perché, come vi ripeto, è uno degli uomini più ricchi al mondo e potrebbe portare veramente stanziare sia il Milan dal punto di vista dei fondi, delle tasse, con il fair play finanziario, ma anche portare top player subito e pronti. E si parlava anche di Thiago Silva se arrivava Arnaud. Comunque ritorniamo a Messi. Quindi il Milan ci pensa in questo momento con Gazidis e comunque con Elliot. La cosa è infattibile, nel senso che Gazidis già si rompe i coglioni a vedere quel pelato lì, si rompe i coglioni a vedere già giocatori di 30 anni superiori anche ingaggi da 5 milioni a stagione. Io non vedo, cioè il Milan, se deve ritornare veramente grande, i giocatori già pronti deve prenderli, non può prendere giovani, perché sì, quei giovani c'è il futuro, però non si hanno garanzie subito, cioè bisogna aspettare tanto per vincere. Il Milan deve prendere sì quei giovani che ha, quindi Hernandez, Bennacer, Rebic, Leao, vi posso fare degli esempi, Romagnoli, però deve anche prendere dei giocatori di esperienza che facciano appunto crescere questi giovani. E comunque Thiago Silva, Modric e Messi sono le tre idee. Ovviamente le prime due sono più fattibili, Messi è molto più difficile in questo momento per il Milan. Però raga, se si passa da Arnaud può succedere di tutto. E comunque Messi, tipo un anno fa, aveva detto anche in un'intervista che era stato acquistato all'Inter in estate, però aveva smentito dicendo che sì, Milano gli piace, però se deve scegliere di giocare in una squadra di Milano, sceglierebbe il Milan. Questo qua non lo dico io perché sono milanista. Sappiamo già che il Milan è la squadra con più fama europea, in Italia è la squadra con più fama europea, essendo per le 7 Champions che ha vinto e anche perché, come considerato dai giocatori,
una squadra che ha avuto una grande storia, che adesso ha bisogno di rifarsi, ha bisogno di una svolta. E questi giocatori sono attratti da questa sfida, magari riportare il Milan in alto dove era prima. Comunque Messi è attratto dal Milan più che all'Inter della Juve. Comunque, oltre al Milan, appunto sul giocatore, quelle che adesso possono permettere in Italia sono solo due squadre: l'Inter e la Juve. Allora, sembra il vantaggio della Juve, raga, come vi dico. La pazza della Juve è quella di portare Messi e Ronaldo nella stessa squadra. Mi sembra un'operazione per la Juve quasi impossibile, nel senso che o prendi Ronaldo in una squadra o prendi Messi. Non vedrei bene la convivenza di due giocatori così in una grande squadra. Già, Dybala e Ronaldo nella Juve fanno fatica, nel senso che uno dei due rimane fuori. E per me fa rimanere fuori uno tra Dybala, Ronaldo, anche Douglas Costa, raga, è già un peccato. Cioè, nel senso, Dybala, anche lui, uno dei migliori 5 trequartisti in Europa, Douglas Costa stessa cosa, uno dei migliori esterni. Cioè, quindi una convivenza tra Messi e Ronaldo, tra Messi e Ronaldo alla Juve non la vedrei bene. Invece tra il Barcellona e l'Inter può scattare una trattativa. Ci era parlato già di Lautaro al Barcellona un po' di tempo fa. C'era stata un'offerta di 120 milioni dal Barcellona che l'Inter aveva rifiutato. Ecco, se l'Inter vuole fare proprio un'operazione col Barcellona, potrebbe offrire a Lautaro più soldi. Però ovviamente l'Inter non è stupido, perché Lautaro è un giovane molto forte. L'Inter vorrebbe prendere Messi a titolo definitivo senza nessuna contropartita. E sembra che la squadra che sia proprio più in vantaggio adesso, da questo punto di vista, è l'Inter in Italia. Però raga, ovviamente si parla di fantamercato per adesso. È uscita questa notizia che Messi ha rotto col Barcellona. Però bisogna vedere veramente quanto è vera e se è vera, soprattutto. Comunque ci sono state queste indiscrezioni in questi giorni. Comunque, se Messi verrà in Italia, vedo l'Inter la squadra più avvantaggiata. Ovviamente la Juve in Italia è la squadra più forte e più ricca. Però secondo me l'Inter adesso, con un progetto nuovo, Messi potrebbe accettarlo. In caso c'è anche il Milan, se appunto passa ad Arnaud. Ragazzi, se passa ad Arnaud una piccola possibilità c'è. Perché comunque Arnaud ha già dichiarato che... Cioè, ha già dichiarato. C'erano delle voci che Arnaud, se veniva al Milan, voleva portare Messi e Guardiola o Allegri in panchina. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Voi cosa ne pensate di Messi? Credete che sia una notizia falsa o veramente va via dal Barcellona? E se sì, viene in Italia. Comunque lasciate like, continuate a iscrivervi. Grazie per il supporto, condividete, attivate la campanellina. Bene ragazzi, forza Milan, ci vediamo in un prossimo video. Bella!